È stato presentato lunedì 9 maggio a Palazzo Cisterna il progetto La Pubblica Tutela incontra le professioni, realizzato dall'Ufficio Pubblica Tutela della Città Metropolitana di Torino. Per poter fornire ai magistrati dell'ufficio del giudice tutelare elenchi di persone preparate tecnicamente e umanamente per la nomina a tutore e amministratore di sostegno, saranno organizzati corsi di formazione di 12-15 ore rivolti ai professionisti che si occupano a vario titolo di persone in condizioni di fragilità, educatori, infermieri, assistenti sociali, ma anche geometri e commercialisti per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione e alla tutela dei patrimoni personali. All'incontro, presieduto dalla consigliera alle politiche sociali della città metropolitana, erano presenti gli ordini professionali e le associazioni partner del progetto. Su persone come persone anziane con problemi magari di tipo economico che hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro, piuttosto che pazienti con patologie croniche o disabilità che richiedono un tutore, un amministratore di sostegno, noi formiamo le persone che potranno essere messe a disposizione della cittadinanza e del tribunale per poter affidare a queste persone il ruolo di tutori volontari. La nostra professione, che è per eccellenza la professione di aiuto, e quindi è una cosa che noi già facciamo nei servizi, facciamo in altre situazioni, siamo competenti per sostegno alla persona da sempre. Rivolgeremo questo tipo di invito soprattutto ai colleghi giovani, perché abbiamo moltissime persone che sono giovani e magari fanno altri lavori eccetera, e invece questo è un buon modo per cominciare a lavorare come assistente sociale ed essere di aiuto alle persone delle fasce deboli.